L'emergenza incendi ha colpito ieri, nella giornata di Ferragosto, anche la nostra città, dopo le gravi situazioni che si sono determinate qualche settimana fa a Pescara, la Pineta d'Annunziana, in diversi luoghi della nostra regione. Ieri Teramo, città capoluogo, le sue colline sono state colpite da una situazione emergenziale di origine prevalente, quasi certamente dolosa, che ha messo a forte rischio anche le abitazioni e luoghi ad alta densità abitativa. Ancora una volta, pertanto, occorre far fronte con tutte le forze a quella che è un'emergenza che ormai è diventata non un'eccezione, ma una situazione ordinaria ogni anno. Ecco perché questa situazione porta a delle riflessioni serie. Dobbiamo necessariamente potenziare il sistema di tutela e di protezione del nostro territorio. Ieri, come sindaco, sono stato in diretto contatto con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il direttore della Protezione Civile regionale Casinghini, per chiedere un supporto attraverso mezzi aerei all'attività straordinaria che i vigili del fuoco hanno messo in campo nel nostro territorio insieme ai volontari per arginare e contenere un incendio contro il quale ancora oggi in alcune zone della nostra città, penso in particolare a Miano, stiamo combattendo. È necessario che tutte le istituzioni nazionali, regionali e ciascuno, e chiunque per propria competenza, ciascuno per propria competenza, rafforzi le risorse umane, finanziarie e strumentali da mettere a disposizione per tutelare il nostro patrimonio. Nel corso di questi anni il sistema si è indebolito, dobbiamo necessariamente potenziare i mezzi aerei, la tempestività in queste situazioni è fondamentale, intervenire tempestivamente è fondamentale appunto per evitare danni al patrimonio, ma anche patrimonio ambientale, ma anche e soprattutto alle persone. E poi è necessario intervenire con un potenziamento in termini di controlli e di sanzioni nei confronti di veri e propri criminali che ancora una volta hanno, diciamo così, determinato una situazione grave per il nostro territorio. Ecco perché da presidente ANCI Abruzzo, oltre che da sindaco di Teramo, rivolgo a tutte le istituzioni un appello forte per potenziare assolutamente il sistema di tutela del nostro territorio che non può dimostrarsi debole rispetto a situazioni che purtroppo ormai sono ordinarie.